Questa sera la Madonna ci dice che tutti, ognuno nel proprio stato, dobbiamo avvertire la responsabilità di operare il bene e per il bene di tutti, perché siano ristabilite la giustizia e la pace, la concordia, la serenità del vivere insieme, perché siano osservati i canoni della convivenza civile ed ognuno si senta rispettato per quello che è e fa nella nostra società. Questa sera la Madonna ci ricorda che la vita di tutti è vocazione. La vita di tutti è vocazione, è chiamata a realizzarsi e a realizzarsi come persone e a realizzare un mondo più giusto, più onesto, più bello per noi e per le generazioni future. Questa sera la Madonna ci dice di essere modelli positivi, di prossimità, di solidarietà e di fedeltà alla bellezza che ci circonda. Fratelli e sorelle, credo che possiamo definire la celebrazione odierna come la celebrazione e la festa del dono. Nella liturgia eucaristica, Cristo diventa dono di salvezza. La memoria della presentazione della Vergine Maria al Tempio richiama la prima donazione totale che la Madonna fece di sé. Così anche noi, attraverso i nostri diversi e molteplici ministeri e servizi, vogliamo impegnarci a restituire con fedeltà alla società in cui viviamo l'immagine di una comunità che sa donarsi, sa spendersi per le necessità di ognuno. Che sia questa, fratelli e sorelle, la nostra identità come singoli e come collettività. Affidiamo questi propositi alla Vergine Maria perché fioriscano come il cedro del Libano e invochiamo l'intercessione di San Pio perché diventiamo sempre di più figli degni e graditi di una così tenera madre e di un Dio infinitamente buono e misericordioso. Così speriamo e così sia.